Buonasera a tutti. Le forze di opposizione hanno indetto questa conferenza stampa con un unico scopo, quello di informare i cittadini, perché non esiste politica efficace, sana, soddisfacente senza la partecipazione dei cittadini. Il cosiddetto palazzo di vetro ha motivo di esistere solo se il cittadino, indipendentemente dalla protezione di istruzione o dalla protezione culturale, è in grado di partecipare. Se non sono informato, non partecipo e quindi se non partecipo, non voto. E il dato dell'oltre il 40% dei cittadini, che si sono astenuti dal voto è allarmante e preoccupante. E quindi questo deve essere il senso della politica, la politica di servizio, dare la possibilità attraverso le azioni di dare delle risposte ai cittadini con l'aiuto dei cittadini. La nostra non è un'opposizione contro le persone, la nostra è un'opposizione contro quei fatti, quegli atti che possono minare il principio di trasparenza, il principio di legalità, il principio della democrazia partecipata. Siamo qui per riportare delle osservazioni non fatte da noi, non delle nostre opinioni personali. Non ci interessa essere autoreferenziali. Noi riportiamo e condividiamo il contenuto di organi sovraistituzionali che si sono espressi e hanno osservato delle cose che riguardano il comune di Massata, come la Regione Puglia per il PUG, come il segretario del comune per altre questioni, come la Corte dei Conti, che con questa deliberazione numero 37 ha osservato alcune criticità che noi abbiamo ritenuto molto significative sul rendiconto del 2018. E per questo passo la parola al consigliere Domenico Santoro, che certamente potrà entrare nel merito della questione. Grazie. Grazie Gaia, un saluto a tutti gli organi di stampa che sono intervenuti in questa affollata, direi, conferenza stampa, ringrazio i cittadini. Permettetemi però, veramente lo faccio con la morte nel cuore, con il vostro aiuto, di fermarci per un minuto in onore di tutti quei ragazzi che da entrambe le parti hanno perso la vita in questa atroce e assurda guerra, per cui propongo a tutti un minuto di raccoglimento. Grazie. E sì, veramente è difficile in questi momenti, difficile parlare, difficile avere uno sguardo lungo perché la guerra ti toglie la visione, ti toglie la prospettiva del futuro, qualcosa che ci sta veramente togliendo entusiasmo. Ma noi dobbiamo andare avanti, dobbiamo sperare che le diplomazie abbiano la meglio e che alla fine si possa giungere a un cessate il fuoco, e prima o poi si trovi una soluzione a questo grave problema che sta riguardando il mondo intero. Ma veniamo alla questione che ci interessa. Come diceva Gaia prima, il nostro approccio in Consiglio Comunale da subito
non è stato in quegli approcci consociativi, mielosi, tesi alla condiscendenza, ma è stato da subito determinato ad assumere una posizione vigile su tutti gli atti posti in essere dalla pubblica amministrazione e da questa giunta. Noi abbiamo letto il risultato elettorale a Gaia e facevi bene, tu hai fatto bene a sottolineare questo aspetto, perché evidentemente se soltanto il 50% dei cittadini è andato al voto è perché c'è un certo disamore per la partecipazione. E questo accade anche perché la gente non è più interessata, perché evidentemente non riesce più a essere interessata dall'attivismo, dalla mancanza di attivismo degli operatori istituzionali, che saremmo noi, per scarsa proposizione, per scarsa opposizione. Dando vigore all'opposizione, esercitando appieno il nostro ruolo, noi pensiamo di poter portare tutti i cittadini, come d'altronde la dimostrazione questa sera, una conferenza stampa, appunto una conferenza con la stampa, vede partecipi tanti cittadini proprio a testimonianza di questo aspetto, di questo rinnovato interesse per la partecipazione pubblica. Questo dobbiamo cercare, perché il governo della città non è una cosa di pochi, non avviene nella stanza dei portoni. Il governo della città avviene attraverso la partecipazione di tutti i cittadini e bisogna informare tutti i cittadini di ciò che accade nel municipio, bisogna renderli partecipi e condividere con loro, cosa che purtroppo non è accaduto in passato, ai noi non sta accadendo. Abbiamo aspettato un po' di giorni, abbiamo aspettato 100 giorni simbolicamente per poter dialogare, per poter dire ai cittadini che cosa abbiamo visto, cosa abbiamo fatto in questo periodo, in questo primo frangente di amministrazione. Ebbene, eravamo proiettati sicuramente con tanto entusiasmo verso quello che è, diciamo, quelle che sono le opportunità offerteci dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, e volevamo cavalcare questa prospettiva per accompagnare Massafra al pari di tutti gli altri comuni del territorio verso una fase di rilancio, atteso che Taranto, il comprensorio tarantino, sono, rispetto alla regione, sono un passo indietro, ma sotto tutti gli aspetti, sotto tutti i punti che riguardano appunto la riconversione industriale, l'offerta sanitaria. Siamo un po' diventati la Cenerentola della regione e quindi noi volevamo agganciarci a questo treno, vogliamo assolutamente agganciarci a questo treno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per diventare più attivi, proattivi, per fare in modo che ci sia un rilancio del nostro territorio, a cominciare dal comune che ci interessa, che è... Però abbiamo atteso in vano, questi 100 giorni e abbiamo visto che purtroppo nulla si sta muovendo. Ma vi faccio un esempio, giusto così per far comprendere la cifra delle esternazioni di cui stiamo dissertando. 90 giorni fa ci è stato annunciato che il MITE metteva a disposizione 1 milione di euro per comune per la creazione di isole ecologiche per la raccolta e il riuso dei rifiuti. 1 milione di euro. Da subito, io mi ricordo, le prime commissioni, abbiamo detto all'amministrazione, muoviamoci perché altrimenti questi soldi si perderanno. Passa oggi, passa domani, il 14 febbraio scadevano i termini, il 14 febbraio si inventano una soluzione a dir poco inguardabile. 600 milioni di euro per istituire veramente in zona Cesarini una zona diciamo di recupero, riuso, che si troverà in una striscia, in un lembo di terra che sicuramente è un relitto di suolo. Per chi conosce il territorio di Massafra, tutti voi che sapete dov'è la Stoma, è praticamente la strada di confine di questo stabilimento
c'è lì una striscia di 10 metri di terreno praticamente non utilizzabile per lo scopo, ma questa cosa evidentemente è stata fatta perché quella è di proprietà del comune ed era l'unico posto in cui si poteva investire questi soldi, che molto probabilmente verranno persi, perché quando verranno vagliati i progetti vedranno che questa cosa è su una striscia di terreno a confine. Questa è la dimostrazione plastica di che cosa significa non avere veramente dinamismo. Quello che sta mancando in questi mesi, in questi giorni di amministrazione. Per non parlare di tutti gli annunci che sono stati fatti. La gente aspettava, perché è diventato un cavallo di battaglia, no? Le grotte parlanti. L'altro giorno ci rendiamo conto che le grotte parlanti non si possono fare perché non si è presentato nessuno alla gara. Signora, abbiamo contratto un mutuo di 700.000 euro, poi riconvertito in un finanziamento, peggio ancora, della regione, della stessa cifra, ci accorgiamo che nessuno è interessato a partecipare a questa gara. Significa contrarre un mutuo, cominciare a pagare le rate, prendere un finanziamento che non si potrà utilizzare, doverlo restituire. Questi sono esempi, ma possiamo aggiungere Sant'Agostino, come possiamo aggiungere Lungovale, tante cose annunciate, sbandierate in campagna elettorale, che poi stanno svanendo come neve al sole. Ecco perché noi siamo fortemente determinati e fortemente motivati a spingere, a esercitare con forza, con veemenza il nostro ruolo, e lo stiamo facendo anche guardando, poi arriverò al caso di specie, ma permettetemi questa piccola breve dissertazione, anche guardando all'ospedale. Vedete, sta capitando a tutti di frequentare gli ospedali in questi mesi. Dio solo sa quanto è importante per Massafra avere un presidio sanitario che non sia quello che è adesso. Un ospedale con la O maiuscola, o comunque con la O. Un ospedale nel quale possiamo portare i nostri cari, avere i primi soccorsi, con dei posti letto. Ebbene, questa era ed è l'occasione giusta per avere l'ospedale, ma con queste lentezze che abbiamo, i giochi se li fanno altrove. Perché noi ci batteremo fino all'ultimo minuto, ma da quello che sto leggendo, da quello che si sta vedendo, dalle decisioni che stanno assumendo, l'ospedale di comunità rischia di volare via, perché già per quelle che sono le prime affermazioni dell'assessore Palese, già hanno stabilito un limite, e cioè che gli ospedali di comunità non si possono fare al di sotto di 100.000 abitanti. Questo significa tagliarci fuori da questa grande opportunità che noi abbiamo avuto. E quindi l'invito è adesso ad essere un po', ad accelerare. Noi dobbiamo avere la forza di spingere l'amministrazione attiva ad assumere posizioni su questa cosa. L'ospedale ci è stato portato via tanti anni fa da scelte irrazionali che si sono dimostrate tali con il proseguo degli anni, e la pandemia ci ha dimostrato quanto sbagliate siano state quelle scelte. Bene, oggi abbiamo diritto a questo risarcimento, abbiamo diritto ad essere uno dei 380 ospedali di comunità che si apriranno in Italia, e lo deve essere Massafra, perché la struttura ha tutti gli elementi per poterlo ridiventare. Ma veniamo al caso di cui noi stiamo parlando, che incidentalmente poi ha prodotto questa conferenza stampa, ed è questa severa bastonata della Corte dei Conti. Ci hanno sempre detto durante questi anni che il povero Raffaele, scusami, poi avrei modo di argomentare, appartenente ad una vecchia amministrazione, aveva lasciato il comune in dissesto. Adesso scopriamo invece che i guai sono stati e si stanno producendo in questi anni. I guai
guarda caso, cominciano proprio dal 2016 in poi. Ebbene, il 2018 è stato messo sotto i riflettori dalla Corte dei Conti, che il massimo organo di controllo è la magistratura contabile della nostra Repubblica, per un caso ha messo sotto i riflettori il Comune di Massafra perché hanno dimenticato, hanno tardato nell'approvare il consuntivo 2018. Ebbene, da questi controlli sono venute fuori delle eccezioni molto, molto severe e pesanti, che veramente ci fanno preoccupare. Tra l'altro ne avevamo anche parlato, ne abbiamo parlato in Consiglio Comunale, tra l'altro ricevendo anche qualche risatina, no? Qualcuno si è pure permesso di ironizzare su questo nostro allarme, che poi guarda caso si è rivelato invece consistente. La Corte dei Conti dice: guardate, rispettare i termini di approvazione del bilancio non è una cosa da poco, significa certificare il risultato dell'anno precedente, significa rendere il conto alla città di quello che è stato fatto l'anno prima, e voi non vi potete permettere il lusso di ritardare questo adempimento, perché io vi sanziono. E così ha fatto la Corte dei Conti, ha censurato questo comportamento sbagliato del nostro comune. Poi ha detto: voi avete delle partecipazioni in altri enti, voi dovete fare il monitoraggio, voi dovete controllare se questi enti che avete sotto controllo sono enti che producono delle perdite, perché se producono delle perdite, quelle perdite le pagano i cittadini, e voi non me ne potete uscire con delle scuse dicendo: ma sa, questi enti non approvano il bilancio. Non è possibile, un ente che ha delle partecipazioni in altre società deve controllare, soprattutto in questo caso, perché si gestiscono soldi della comunità. E lì è stata molto dura la Corte dei Conti. Poi è passata ai debiti fuori bilancio, ma su questo capitolo lascerò argomentare Teresa Enrico, che è diventata oramai il nostro monitor della situazione, perché sta valutando quotidianamente, monitorando attentamente quotidianamente tutta la questione dei debiti fuori bilancio, che sono un problema serio, che significa trovare soldi per finanziare spese che non erano previste nel bilancio. E poi la questione importante, grossa, che noi abbiamo già segnalato da tempo, è la incapacità del comune di incassare i crediti. Siamo sotto la media provinciale, sotto la media regionale e sotto la media nazionale. Non incassare i crediti significa sostanzialmente che dobbiamo finanziare noi, cioè i cittadini devono finanziare il fondo per i crediti inesigibili con altre tasse, o rinunciando a delle spese per servizi pubblici. Questo è, e questo ha stigmatizzato la Corte dei Conti. Ha detto: signori, questo non è un condominio, questa è una cosa seria. Se voi vi accorgete che l'avanzo aumenta, diventa di 15-20 milioni di euro, non dovete crogiolarvi, dovete capire perché questo avanzo aumenta. E se aumenta l'avanzo, vuol dire che siete incapaci di incassare i crediti, e se siete incapaci di incassare i crediti state dando dei fendenti micidiali al cuore amministrativo finanziario del comune. Non monitorare l'incasso dei crediti significa che gli sfugge di mano tutto. Un'azienda, anche un'azienda privata, se non controlla l'incasso dei crediti fallisce. E fino a quando noi potremo ogni anno aumentare le tasse per finanziare questa cosa? E invece qui tutto tace, questo è il problema. Ma i segnali noi li abbiamo avuti. Io, andando a guardare quello che è accaduto in questi anni di gestione, ho capito, leggendo, ma questo l'avete potuto notare tutti, che i dirigenti della ripartizione finanziaria sono cambiati,
qualcuno è andato via, qualcuno l'hanno mandato via, ma sono cambiati. Il turnover degli assessori è stato, degli assessori al bilancio, è stato rapidissimo e notevole. E quindi uno si pone la domanda: ma perché un assessore arriva, sta poco e se ne va? Ne hanno cambiati diversi, non voglio fare nomi, ma sono diverse persone, anche preparate, che se ne sono andate via, diversi dirigenti che sono andati via. E allora uno capisce che c'è qualcosa che non va, perché sappiamo tutti che quando arriva la Corte dei Conti si paga di persona, si mette mano al portafoglio e si pagano i danni. E allora la Corte è intervenuta e ha detto: signori, vedete che cosa dovete fare, ripianate questa situazione, perché altrimenti il comune se ne va in dissesto e poi a pagare sarete voi, non i cittadini, perché adesso il cittadino mette mano al portafoglio e vi consegna 15, 20, 26, 27 milioni di euro all'anno, cioè una spesa di 70 mila euro al giorno che ha questo comune. 70 mila euro al giorno non sono pochi. Ebbene, e come vanno, dove vanno a finire questi soldi? A finanziare i mancati incassi e i servizi alla città. Ecco perché uno dice: mancano i bagni pubblici. Grazie, non abbiamo i soldi. Aspettiamo tempo per vedere realizzate le opere. Grazie, mancano i soldi. Come un comune così ricco, uno dei comuni più ricchi della del comprensorio tarantino? Sì, accade questo. È un comune che oramai è in affanno. E allora adesso non snobbate, non lo snobbate questo richiamo pesante della Corte dei Conti, tanto lo sappiamo che il 2019 è stato poi come il 2020 e come il 2021. Quindi la Corte dei Conti, quando prenderà le carte in mano, e le prenderà, prenderà le carte in mano di questi anni, troverà la stessa identica situazione. E allora approfittiamo fino a quando sarà possibile risanare questa situazione, perché se non ci mettiamo tutti quanti, anche con la collaborazione dell'opposizione, a sistemare il cuore finanziario di questo comune, qua salta tutto. E poi la voglia a dire: facciamo il PUG, facciamo questo, facciamo quella, non si fa più niente. A parte che il PUG ce l'hanno pure bocciato, adesso su questo poi vedremo che cosa verrà fuori, però la sostanza è questa. Ora, se uno mi domanda come sono stati i primi 100 giorni, decidete voi. Io, prima da cittadino, adesso da consigliere comunale, con grande tristezza devo dire che questi primi 100 giorni sono stati come i fuochi d'artificio che fanno fumo, fanno colore e poi alla fine non lasciano niente. Questi sono stati questi primi 100 giorni. Abbiamo sentito tanti e tanti annunci, ma la verità è che ci troviamo a 100 giorni dall'amministrazione ad essere il fanalino di coda della provincia. Stiamo pagando 300-400 milioni di consulenze a tecnici che dovevano fare i piani, i progetti per il piano nazionale di resilienza, e a oggi noi non abbiamo visto nulla. Sì, c'è attivismo, commissioni a go-go, ma di progetti nulla, per il momento aria fritta. E allora, cari colleghi, noi dobbiamo assumerci l'impegno di insistere ancora di più, di incidere ancora di più, dobbiamo sentire proprio su di noi la responsabilità, il carico di responsabilità per far svegliare questa amministrazione, per far sì che Massafra prenda questo treno, il treno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, e veramente riesca a portare a casa 20-30 milioni all'anno per i prossimi 6 anni, perché guardate, 2026 finisce tutto, non è uno scherzo, anzi con questi chiari di luna, con i soldi che dovranno andare a finanziare gli aiuti ai paesi che sono in guerra, la sto vedendo critica la situazione. Per cui sfruttiamo tutti questi soldi che stanno arrivando e incanaliamo veramente Massafra, riportiamo questo paese sulla via del progresso. Grazie.
commentare su una materia, avrei tanto voluto evitarlo, e avrei voluto che i nostri rilievi iniziali fossero stati sbagliati. E siamo di nuovo a parlare invece dei debiti fuori bilancio. In data, vorrei fare un breve excursus della vicenda, proprio per rendere chiaro soprattutto ai cittadini di che cosa stiamo parlando e che cosa è successo in questi 100 giorni. Il 30 novembre 2021, durante il nostro primo consiglio comunale, diciamo il primo utile dopo quello di insediamento, in consiglio comunale, in seno al consiglio, furono appunto riconosciuti dei debiti fuori bilancio derivanti principalmente da sentenze esecutive in cui il comune era stato soccombente, tra l'altro. E il consigliere Santoro chiese al consiglio la possibilità che fosse istituita una commissione d'inchiesta, proprio per capire le motivazioni che portavano il comune ad essere soccombente nelle cause e magari anche a poterne trovare il rimedio. Vorrei fare un piccolo riferimento alla commissione d'inchiesta che è prevista dall'articolo 44 del decreto legislativo 267 dell'anno 2000 e che consente appunto di istituire una commissione specifica che vada ad accertare tutti i fatti di maggior rilievo per la collettività locale e che possa anche controllare la gestione amministrativa del comune. Ovviamente la nostra richiesta fu respinta in quella data e il 13 dicembre 2021, nel successivo Consiglio Comunale, furono nuovamente riportati, diciamo, deliberati in bilancio, riconosciuti altri debiti fuori bilancio, sempre per le stesse cause. Nell'occasione il nostro sindaco rilasciò una dichiarazione. Io vorrei permettermi di leggerla giusto per evitare di aggiungere o di omettere delle parole che potrebbero magari distorcerne il significato. Il sindaco ci dice: i debiti fuori bilancio approvati rinvengono da sentenze esecutive, giudice di pace, commissioni tributarie, che fanno parte della fisiologica finanza locale. A Massafra non c'è assolutamente una situazione particolarmente preoccupante. E questa sera, in consiglio comunale, un consigliere di maggioranza e l'assessore al bilancio hanno puntualizzato, offrendo alcuni dati, una realtà, che la problematica dei debiti fuori bilancio nel nostro comune ha un trend in miglioramento evidente, ovvero mentre prima il comune aveva maggiori condanne dinanzi al giudice di pace, oggi ne ha meno perché si stanno ponendo dei correttivi per migliorare la performance durante i giudizi. Questi dati sono incontrovertibili, ci dice il sindaco. Siamo d'accordo che dobbiamo tendere a zero, ma non credo che esista alcun ente locale che non abbia debiti fuori bilancio, tra l'altro previsti dalla norma. Sono accadimenti tipici di ogni amministrazione. Non c'è da fare allarmismo, non c'è da puntare il dito contro nessuno. Siamo nell'ordinario, nel fisiologico. E allora ci chiediamo, visto che siamo nell'ordinario, nel fisiologico, come mai la Corte dei Conti, con questa determinazione numero 37 dell'11 febbraio 2022, rileva, evidenzia tante criticità sul rendiconto della gestione del nostro comune, tra cui anche quella del tardivo riconoscimento dei debiti fuori bilancio? E ci chiediamo anche come mai il sindaco, in questa dichiarazione, non fa riferimento, non menziona affatto che già a settembre, 10 settembre 2020, il comune era stato allertato dalla Corte dei Conti proprio perché erano emerse nell'analisi del rendiconto 2018 tante criticità. Il comune aveva risposto con nota del 20 novembre 2020, ma sinceramente aveva dato un riscontro così inadeguato, così insufficiente, che vediamo appunto la Corte dei Conti esprimersi definitivamente con questa deliberazione, quella numero 37 di febbraio, rilevando tutte le criticità e in merito al tardivo riconoscimento dei debiti fuori bilancio, parla
costante criticità durante tutto il 2018. Nel 2018 il Comune di Massafra ha riconosciuto debiti fuori bilancio per 350.000 euro, di cui 72.000 derivanti da sentenze esecutive e 275.000 per acquisti di beni e servizi. Parliamo, la Corte dei Conti puntualizza, fa un lavoro certosino in merito, tant'è vero che fa rilevare che 70.000 euro di debiti fuori bilancio del 2018 sono relativi a debiti di cui l'ente era già a conoscenza nel 2017 e che riconosce nei consigli comunali del 2018. Attenzione, parliamo di 2017-2018, piena amministrazione quarto, quindi non debiti derivanti dalle amministrazioni precedenti. Consideriamo che, vorrei puntualizzare insomma, che il debito fuori bilancio, cioè un debito imprevedibile, è normale nell'amministrazione, basti pensare ai debiti derivanti dalle calamità naturali. La cosa importante è che quando emerge un debito imprevisto, lo stesso deve essere tempestivamente riconosciuto in seno al Consiglio Comunale, proprio perché ne deve riconoscere la veridicità, deve stanziarne, impegnarne le spese e soprattutto deve contabilizzarlo nell'anno in cui il debito è emerso. La Corte dei Conti solleva anche una criticità in merito ai debiti fuori bilancio legati ai compensi per i legali. Anche in questo caso è bene sottolineare che nel momento in cui il compenso per un professionista, per un legale, deve essere contabilizzato nell'anno, nell'esercizio in cui le parti sottoscrivono il contratto. Ciò non toglie che successivamente questi compensi possano subire delle variazioni, anche perché sappiamo che le cause e i giudizi durano tanti anni. La cosa importante è che ogni anno l'ente deve fare una ricognizione, deve chiedere al consulente se l'impegno di spesa è ancora congruo o se necessita di una variazione. Bene, nel 2018 questo non è successo, i rilievi della Corte dei Conti parlano chiaro. Ovviamente, oltre a questo, bisogna anche sottolineare che un debito già rappresenta un onere per l'ente, quando poi viene pagato in ritardo ne conseguono anche delle somme aggiuntive, vedi gli interessi, le stesse spese legali, che sono soltanto degli esborsi per l'ente e che non portano alcuna utilità. Ovviamente la responsabilità è sempre dell'amministrazione. Vorrei fare un esempio banale. Magari l'amministrazione si trova a dover pagare un danno derivante da una sentenza esecutiva per una buca stradale. Bene, anche in quel caso, se l'amministrazione avesse adeguatamente effettuato la manutenzione del manto stradale, non ci sarebbe stato l'incidente, non ci sarebbe stato il danno, non ci sarebbe stato l'eventuale debito fuori bilancio. Ora, spero di essere stata chiara ed esaustiva, soprattutto per i cittadini che ci seguono. Io ritengo che siamo ormai in un momento in cui i cittadini devono essere la nostra forza. Noi ci stiamo mettendo tutte le nostre energie per restare nella trasparenza e nel rispetto della norma. Però i cittadini possono aiutarci. Io credo che le forze politiche sane oggi possano unirsi ai cittadini e insieme prospettare un futuro per questa Massafra che vediamo veramente abbandonata. In tal senso lascio la parola all'amico consigliere Antonio Miola, che potrà illustrarvi in merito alla partecipazione eventuale dei cittadini che prospettiamo possa essere il nostro futuro. Grazie. Grazie Teresa, che hai messo un po' in risalto la cruda realtà della nostra amministrazione. La mia
a quanto ha detto Teresa, mi preme sottolineare come a mio parere sia diventato quasi indispensabile iniziare a pensare di coinvolgere i nostri concittadini in maniera attiva nell'amministrazione comunale. D'altronde è stato, abbiamo programmato in campagna elettorale a gran voce il coinvolgimento dei cittadini e quindi non vorremmo che questo impegno non venga realmente realizzato. In che modo? Mi preme sottolineare come è necessario introdurre il bilancio partecipativo. Il nostro filo conduttore in effetti è sempre stato il completo coinvolgimento dei cittadini, rendere protagonisti della vita sociale, economica, culturale del nostro paese sarebbe veramente bello e sarebbero d'altronde i veri interlocutori della sana amministrazione, quindi lasciare le porte aperte, essere predisposti all'ascolto, toccare il cuore economico, finanziario dell'amministrazione, ci spingono a voler promuovere tale iniziativa. Il bilancio partecipativo è uno strumento innovativo della gestione urbana, non diciamo niente di nuovo in quanto molte realtà lo attuano. Sarebbe veramente bello poter coinvolgere i giovani che sarebbero, che d'altronde sono il nostro futuro della città, darebbero loro delle nostre proposte su come andare a investire e a destinare degli investimenti nella città stessa, coinvolgere anche dei cittadini di alcuni quartieri e poter decidere dove andare a migliorare le zone della nostra città. Tutto questo porterebbe a dare una responsabilità maggiore ai cittadini, a renderli ancora più partecipi, a rendere ancora più viva la cittadinanza, quindi a dare soprattutto un maggior senso civico. Io, la mia è una preghiera, un po' di tutti i miei colleghi che sono d'accordo un po' con me nel fare in modo che tutto questo avvenga. Noi la nostra idea ce l'abbiamo, magari la vorrebbero mettere in atto, sarebbe una cosa veramente bella, perché alla fine se abbiamo ancora il nostro paese questo sarebbe una cosa davvero bellissima. Io lascio la parola a Raffaele Gentile, che è l'altro mio caro collega, il nostro compagno di questa avventura, che continua il discorso di questa serata. Caro a tutti, un saluto ai colleghi consiglieri comunali di minoranza, un saluto a tutti i cittadini pervenuti, alla stampa che segue questa nostra iniziativa. Sia concesso anche a me un pensiero in apertura, un pensiero di pace, di solidarietà, in alcuni casi credo anche di cordoglio per le immagini tristi che purtroppo stiamo tutti quanti vedendo per la popolazione ucraina, incredibilmente aggredita da una micidiale forza bellica che la Federazione Russa ha messo in quei vertici della Federazione Russa, hanno scelto di mettere in campo contro questo popolo a risoluzione con la forza e con la violenza di problematiche che, seppur vero, si trascinano ormai dal 2014, perché nel Donbass sono in guerra dal 2014, sono passati 8 anni, con responsabilità ritengo anche dei partner europei, perché tutti hanno sottovalutato questa vicenda che oggi purtroppo gravemente il popolo ucraino paga in prima persona, con civili inermi che purtroppo vengono colpiti dagli eventi bellici di questi giorni. Manca un pensiero particolare, io li giuro, tantissimi amici, a tutte le mamme russe che stanno vedendo inviati al fronte i propri figli in uno scenario che ormai è di guerra e che pensavamo aver consegnato al secolo scorso. È evidentemente un passato che non passa e che fa evidentemente male. Notizia di poco fa, il negoziato che si sta tenendo probabilmente potrebbe dare un esito positivo, vi dovrebbe essere un cessate il fuoco, un corridoio umanitario immediato e speriamo bene nell'esito positivo della risoluzione di questa vicenda che veramente credo stia rattristando i cuori di tutti e in particolar modo dei popoli civili che a certi valori
fanno continuamente riferimento. Io credo che siamo abbondantemente fuori dai valori che nel 2022 si dovrebbe in massa condividere, ma soprattutto alla costruzione dell'ordine europeo e direi mondiale che negli ultimi decenni, a cui negli ultimi decenni tutti abbiamo aderito. Quindi davvero un auspicio per la pace, perché questa cosa potrà purtroppo ripercuotersi nella vita di tutti, anche nostra, che non siamo così distanti da quei luoghi oggi, scenario teatro bellico, ma che evidentemente devono portare tutti a fare un contributo. Ieri anche a Massara c'è stata una raccolta che è stata portata avanti da alcuni volontari, credo un po' tutti abbiamo aderito in via personale così come si poteva. Anche da qui voglio rivolgere un ringraziamento in particolar modo alle responsabili di quella Onlus, a Valeria Pupillo, a Clementina Losano, ad altri amici e amiche che si sono distinti in questa attività e che ancora una volta hanno messo in campo il cuore grande dei massafresi e di tutta la provincia, perché poi a Taranto c'è stato un punto di afflusso dove questi beni di prima necessità sono arrivati, sono convogliati per essere poi destinati a quelle località. Vediamo i motivi dell'incontro di questa sera. Venendo qui ho ammirato il nuovo Lungovalle, bellissimo, è straordinario. Sono ironico naturalmente, ma volevo fare riferimento a quella ennesima campagna elettorale di ottobre fatta col metodo della bugia, perché a qualche giorno dal voto si sono precipitati ad andare a montare un cantiere, a mettere dei cartelli, c'erano delle transenne, stava per nascere un cantiere. Devo registrare a distanza di ormai quasi 6 mesi che non c'è stata nemmeno l'ombra dell'avvio di quella opera pubblica, e credo che questa sia la cifra del modus operandi di questa amministrazione, che onestamente io non scopro come nuovo. Sono stato coerentemente all'opposizione nei precedenti 5 anni, oggi continuo a svolgere orgogliosamente lo stesso ruolo e non mi discosto da un centimetro rispetto alla valutazione che ho sempre dato per come fanno amministrazione e per la maniera nella quale si muovono. Siamo in linea con questa bugia colossale che nella nostra città va avanti da 5 anni, che oggi, devo dire, dal punto di vista contabile e finanziario assume un aspetto assolutamente particolare, perché a dirlo non siamo più noi che evidentemente stiamo dall'altra parte, come è giusto che sia nel gioco della politica. Molto spesso ci si rende contrari per il gusto di farlo, anche se io non ho mai avuto questo modo di fare e non lo hanno, devo constatare, neanche gli amici consiglieri che questa sera siedono con me a questo tavolo. Ma è chiaro che questa volta la Corte dei Conti interviene con una deliberazione, con una pronuncia di tipo giurisdizionale, e lo fa mettendo in luce tutto quello che purtroppo non va. E in tutto questo, amici miei, c'è un ragionamento che credo sia importante. Chi oggi amministra la città di Massafra, chi oggi è in maggioranza, ha sempre sostenuto che i conti di questo comune all'atto del loro insediamento non fossero in ordine, che avessero trovato una città indebitata, che avessero trovato una situazione disastrosa. Nulla di vero. Nulla di vero, e questo io l'ho sempre detto, che i conti erano in ordine, che c'erano le risorse per fronteggiare i contenziosi, anche quelli più significativi, che erano in piedi nel nostro comune, e che una certa politica di attenzione a quella che deve essere la base imponibile della città, cioè quando io nel 2014 avviai la raccolta differenziata, nel bilancio successivo che venne dopo 6 mesi, già a distanza di 6 mesi dall'avvio del primo progetto di raccolta differenziata, e direi meno male che c'è stato, perché dopo di quello interventi significativi purtroppo da parte della successiva amministrazione non ce ne sono stati, la pressione sulla TARI, sulla tassa rifiuti, diminuì del 17% per tutti i cittadini massafresi. Questo fu possibile grazie ai risparmi della raccolta differenziata, fu possibile perché in quegli anni c'è stata una politica dell'attenzione rispetto al tema che tutti dovessero pagare, quindi ci fu
e si lavorò alacremente alla emersione di tutti quelli che ammassavano, non si erano denunciati, di tutti quelli che evidentemente evadevano la tassa, e ci iniziò a essere una politica giusta e corretta di intimazione di pagamento per tutti quei cittadini che sfuggivano alla pressione tributaria. Questo produsse l'effetto di allargare la base dei tassati e, come sempre accade, se pagano tutti, tutti paghiamo meno. Questo fu il principio che nel 2014 in questa città produsse un significativo decremento della incidenza della tassa rifiuti. Oggi invece assistiamo, dalla fotografia che la Corte dei Conti ci ha offerto e ha portato avanti in una deliberazione ufficiale, ha una politica esattamente opposta. Non c'è più attenzione rispetto al recupero dell'evasione tributaria. Questo naturalmente sta mettendo a rischio la tenuta del nostro bilancio, oltre che a una serie di vizi e diversi che purtroppo, in particolar modo, è stata brava la collega Enrico a far comprendere come il continuo ricorso alla pratica dei debiti fuori bilancio, che seppur prevista dal testo unico degli enti locali, presso il nostro comune sta risultando anche in alcune occasioni, Domenico Gaia, tardiva rispetto a quello che invece doveva essere. Questo quadro, più una serie di altri elementi che sono stati oggetto della pronuncia della Corte dei Conti, fanno sì che oggi possiamo affermare, direi a gran voce, che la tenuta del bilancio, la tenuta dei conti in questa città è a rischio. E la colpa non è del passato, perché da tutto questo si evince pure che la condizione strutturale del nostro bilancio non presentava particolari criticità, se non la gestione che dal 2016 in poi, culminata poi nel 2018 con quello che tutti abbiamo letto in questi giorni, purtroppo stanno portando avanti. Noi continueremo a prestare attenzione alla tematica. Stasera abbiamo voluto sensibilizzare la città, come continueremo a prestare attenzione affinché la città di Massafra non perda tutte le occasioni del Piano Nazionale di Resilienza. Devo dire, credo sia l'ultimo treno importante che ci viene offerto dall'Unione Europea e dal Governo. Passata questa fase sarà difficile ritrovare gli stessi finanziamenti, sarà difficile dare risposte, soprattutto in termini infrastrutturali, per lo sviluppo infrastrutturale del nostro territorio. La battaglia è sempre la stessa, la battaglia è combattere il populismo, combattere tutto quello che purtroppo è successo, ma devo dire combattere anche, io auspico, che il dizionario dell'alternativa all'attuale amministrazione comunale possa essere scritto da tutte quelle forze sane che intorno a un progetto di valore e intorno a una classe dirigente credibile e attendibile possano ritrovarsi. Ne abbiamo bisogno e necessità, continuando a garantire noi, così come siamo composti qui, e mi auguro allargate anche agli amici di Fratelli d'Italia, come sempre, che l'attenzione sarà massima, che l'impegno sarà massimo e che la speranza che alla nostra città si possa offrire una prospettiva di sviluppo sarà sempre quella che continuerà ad animarci. Per me è la prima esperienza, ma alla fine non è cambiato quasi niente rispetto a quello che facevo prima, cioè leggermi le montagne di carte, mettermi a disposizione degli altri e cercare di vivere mettendo in atto i principi etici che mi hanno insegnato i miei genitori. Quello che è cambiato è forse la responsabilità. La responsabilità non solo nei confronti di chi ha accordato il proprio consenso, ma la responsabilità della comunità che ha diritto ad avere delle risposte, ad avere il diritto di essere amministrati nel loro interesse e non per interessi propri. Svolgo questo ruolo di presidente della Commissione Controllo e Garanzia, che forse è proprio questo lo scopo che dovrebbe avere una opposizione, cioè quello di garantire principi che devono essere trasversali a tutela di tutti, compresa la pubblica amministrazione.
non è una cosa di uno contro un altro. Come la questione di cui mi sono occupata della nomina del collegio dei revisori, che questo collegio è composto da 3 persone, 2 vengono estratte a sorte e 1 viene nominato dal consiglio comunale. È stata fatta una manifestazione di interesse, alcuni soggetti si sono candidati e quindi insieme abbiamo presentato una interpellanza per chiedere la verifica dei requisiti necessari che dovevano avere questi soggetti e così 2 sono stati dichiarati ineleggibili. Poi sono stati riaperti i termini e pubblicata una nuova manifestazione di interesse con un meccanismo formale che comunque noi abbiamo messo in discussione. Abbiamo a disposizione degli strumenti e li sfruttiamo tutti, le interpellanze, le pregiudiziali, alziamo la voce ma sempre educatamente. E in seguito a questo abbiamo ancora manifestato il nostro disappunto verso la nomina di un soggetto, naturalmente nulla contro il professionista che certamente gode della nostra stima, ma che secondo noi aveva la nomina dei caratteri di ineleggibilità e o di incompatibilità, anche insanabile. Dall'altra parte ci è stato detto di sentirsi sereni con questa nomina, che l'incompatibilità sarebbe stata facilmente rimossa. Un dirigente è stato sentito e ha avallato questa tesi. Tuttavia noi, certi della lettura delle carte, perché solo le carte sono il nostro faro, naturalmente con tutti i nostri limiti nella interpretazione, ma solo mossi da questo spirito di ripristino della verità a tutela della pubblica amministrazione che si interfaccia con il collegio di revisori continuamente, che esprime pareri di regolarità tecnica su moltissimi provvedimenti, che quindi deve essere in grado di operare e di funzionare adeguatamente. Abbiamo investito anche altre figure del comune e una di queste ha dichiarato per iscritto che residuano dubbi interpretativi su questa nomina e quindi sulla interpretazione dell'articolo 236 del TUEL e del 2399 del codice civile. Per cui se noi fossimo sindaci perlomeno vorremmo sciogliere questi dubbi, sentiremmo l'esigenza di essere davvero sereni e quindi operare uno strumento, cioè quello di chiedere il parere al ministero competente, che in questo caso è il MEF, come si fa ordinariamente e molto agevolmente in tantissimi altri comuni. Questo ancora non è accaduto, noi speriamo che invece venga cristallizzata questa richiesta di parere o comunque poi attiveremo gli strumenti che ci sono propri per ottenerlo, ma questo, ripeto, a tutela di tutti, a tutela dei cittadini ma anche della pubblica amministrazione. Quindi il leitmotiv dei nostri interventi, il minimo comune multiplo è questo, cioè il fatto di studiare, il fatto di approfondire e di non informarci per sentito dire o per voci di piazza o per messaggi social, quello di applicarci, di informarci con tutto quello che comporta in termini di sacrificio dei nostri rispettivi lavori che ci dà. Non è il nostro mestiere. Quindi io mi trovo
in agio in questo ruolo che certamente ho scelto ponderatamente e convintamente, perché quello che diciamo è frutto di approfondimenti, perché abbiamo questa impressione di essere governati da un po' di superficialità, quindi non solo miopia e sordità nei confronti dei cittadini, ma superficialità, e questo noi non lo possiamo permettere, perché una pubblica amministrazione superficiale può creare danni molto gravi nella comunità. Quindi noi confermiamo il nostro ringraziamento a chi ha visto in noi dei riferimenti, confermiamo la nostra assoluta disponibilità a fare da intermediari per portare la vostra voce o la voce di chi riterrà all'interno di questo, di questa casa che deve essere la casa di tutti. Quindi certamente questo è un passo di condivisione cui seguiranno altri, perché la strada è lunga ed è giusto che questa strada sia percorsa da tutti quanti insieme appassionatamente. Grazie. Che sono sottoposti
a vincolo, e questo infatti avrà delle ripercussioni anche sui progetti della piazza funzionale davanti a Sant'Agostino, delle grotte parlanti. Dice che il comune non tiene conto di tutti i vincoli che sono sottoposti ai nostri beni, parla di fabbisogno edilizio sulla base di incrementi demografici che invece non rispettano la realtà, perché noi invece subiamo l'incremento, un calo significativo della popolazione. Credo che comunque l'argomento sia così importante che merita un approfondimento a sé. Sì, dici bene, grazie per la domanda. La nostra preoccupazione, al di là di queste 88 pagine di censura della regione, che tra l'altro come colore politico è omologa all'amministrazione Massa Paese, quindi quando ci dice dobbiamo creare omogeneità nel gruppo, ecco, se i risultati sono questi. E quindi il problema serio è che sono passati diversi giorni da quando la regione ha comunicato il no a BUC e ancora non c'è quella cosa che abbiamo chiesto noi, una riapertura del dibattito e del dialogo sul BUC, perché le censure che sono state fatte sono molte, sono censure tecniche e che attengono proprio alla quantificazione, alle determinazioni proprio che attengono agli sviluppi della città, e quindi richiedono necessariamente un po' di più di discussione sul piano, di partecipazione, quindi dovrebbero riaprire il dibattito, non è una cosa che si può fare semplicemente nella conferenza dei servizi, ma prima di approdare nella conferenza dei servizi bisogna chiamare gli stakeholder, cioè tutti i partecipanti, tutto il mondo delle associazioni, professionisti, eccetera, guardare tutte quelle osservazioni che sono state censurate in occasione del Consiglio Comunale, che ha valutato i suggerimenti che provenivano dal mondo delle professioni, per esempio, riguardarle, capire che cos'è che non andava e vedere come sistemare il punto. Altrimenti la mia preoccupazione, sapete qual è? Che si tenga tutto sotto la cenere, si arrivi nella commissione, nella conferenza dei servizi, venga espunto, venga tolto dal BUC tutto quello che nuoce all'approvazione, perché ormai in testa questo signore c'è semplicemente l'approvazione, non i danni che si generano. E quindi il rischio qual è? Che restino fuori Parco di Guerra, Chiatona, il centro storico, solo perché, essendo diventati incompatibili con questa lettura del piano, siccome dobbiamo approvarlo per forza, se no ci facciamo una brutta figura, noi ci tagliamo le gambe per i prossimi 30 anni, solo perché bisogna andare alla conferenza dei servizi. E allora, signori, il popolo di Massato ha aspettato 50 anni per avere questo buco. Non è che dovete arrivare voi e pensate che il buco è posto e ve lo dovete portare alla conferenza dei servizi, impacchettarlo e fregarci il futuro nostro e dei nostri figli per i prossimi 30 anni. Cara, siete stati bocciati, la regione ha detto che il piano non va. Allora, per piacere, abbiate un po' di umiltà, riportate nelle piazze, riportate nelle discussioni pubbliche il PUC, rivediamo insieme e vediamo se riusciamo a sistemarlo. Ma deve essere il PUC di tutti, non il PUC di qualche palazzinaro o di qualcuno che vuole sistemare qualche non come più. Allora non ce ne frega niente gli interessi di queste persone. Ci interessano gli interessi della comunità, ci interessa che ci sono persone a Parco di Guerra che hanno risparmiato soldi per una vita per comprarsi un lotto di suolo, e qualcuno evidentemente li sta girando e non funziona così. Perché Gaia, noi siamo vigili, non pensate di arrivare alla conferenza dei servizi, altrimenti ci presenteremo noi dell'opposizione e di dentro faremo opposizione e ve la bloccheremo nella conferenza dei servizi, perché si sta parlando del futuro dei cittadini, che non riguarda solo noi,
ragazzi che oggi hanno 10, 15 anni, 20 anni, che saranno poi coloro che beneficeranno o ci malediranno per quello che non abbiamo fatto o abbiamo fatto male. Grazie, scusami. Ma mi sta molto a cuore. È una discussione molto ampia che richiede un approfondimento, perché ci sono temi ambientali in mezzo a tutto quello che sta venendo fuori in questi giorni sulla necessità di una autosufficienza energetica, ma questo è un fa riflettere, no, sulle scelte che bisogna prendere. Però voglio prendere la parte propositiva della tua segnalazione. Ecco, come mai tutto quello che avviene sul nostro territorio deve essere eterodiretto, cioè deve essere deciso dagli altri? È questo che accade, questo accade quando non c'è il governo del territorio, quando tu non ci stai sul pezzo e c'è un altro che disegna il futuro che invece spetta a te. Questa è la verità dei fatti. Tutto quello che è accaduto o non è accaduto a Massara, ivi compresa la mancata realizzazione della pretella o quello schifo di attraversamento che abbiamo sulla statale Alpe, che è una vergogna per tutta l'Italia, per tutti i turisti che vengono, è perché le decisioni su Massara non si prendono a Massara, le prendono altri per noi. Questa è la vergogna di questa città. E così accade per le paleoliche, e così accadrà per il rigassificatore, perché fra poco se ne parlerà. Tutte queste cose accadono perché noi ci giriamo dall'altra parte. Bene, questo popolo, questa città, che è fatta di gente laboriosa, volenterosa, deve cominciare a partecipare, a cominciare dal voto, anche ad incazzarsi un po', ma fa bene, però per piacere partecipate, altrimenti le paleoliche ce le ficcheranno sopra il tetto di casa. Questa è la chiusura del discorso. Io sono d'accordo per le paleoliche, però mettete anche nel vostro territorio, mi sta venendo. No, io sono d'accordo, però posso discutere che non si mettano di fronte a Verde Mare, dove c'è un abitato, ci sono delle residenze, me le mettete un po' più in mezzo al mare, così con una contrattazione di questo genere io ho vicino che mette la spazzatura. È chiaro, se proprio si devono fare, allontaniamoci dalla costa. Ci sono delle residenze, ci sta Chiavone, ci sta Verde Mare, ci sono persone che vanno rispettate, c'è una prospettiva turistica per il territorio. Allora discutiamo. Se nessuno discute del futuro turistico di Massara, è chiaro che infilano lì il disvalore, no? La esternalità negativa della paleolica, che può essere una risorsa, ma per noi diventa un grande svantaggio. E gli ambientalisti tutti non sa che fare, senza sempre a dire no alle altre cose. Siccome io sono ambientalista, io ci sono. E prendi questa parte. Non devono mettere altre opere.